Ethereum che continua a salire e segna nuovi massimi, Dogecoin che supera i 60 centesimi, entra nella top 10, tampina BNB che sta dietro USDT e diventa il 177esimo asset al mondo, vale più di Ford e Twitter. Ma cosa sta succedendo? Lo scopriamo insieme in questo nuovo episodio del TG Crypto. Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le informazioni nel mondo delle criptovalute. Oggi apriamo subito parlando di una delle notizie che più di tutte ha scosso questa settimana. Sto parlando delle dichiarazioni di Jamie Iannone, il CEO di eBay, il famoso e-commerce che sembrerebbe stia valutando la possibilità di implementare nuovi strumenti di pagamenti, e fra questi in primis molto probabilmente ci sono proprio le criptovalute. Oltre a questo, nelle sue dichiarazioni fa anche sapere che stanno studiando un modo per integrare gli NFT all'interno della piattaforma. Sebbene non ci siano conferme, queste dichiarazioni hanno acceso subito le fantasie di tutti coloro non vedono l'ora di poter effettuare acquisti sul famoso e-commerce direttamente in criptovalute, o forse sperare che eBay diventi una piattaforma di vendita di NFT e che forse poi in futuro questo spinga altri famosi e-commerce, in primi Amazon, a fare lo stesso. Ad accendere infatti queste speranze ci sarebbero gli ottimi rapporti tra eBay e PayPal, il famoso processore di pagamenti che da sempre è stato associato ad eBay e che da ormai un annetto a questa parte ha integrato le criptovalute nel proprio account, nella propria applicazione Venmo, oltre che la possibilità di effettuare acquisti, quindi pagamenti, proprio con quest'ultimo. Ed è proprio notizia di questi giorni che PayPal è passato al livello successivo con Coinbase, che già da prima consentiva i prelievi nei confronti di PayPal, ma non i depositi. Ora fanno sapere che si potrà acquistare criptovalute su Coinbase pagando proprio direttamente con PayPal, quindi fondamentalmente fare dei depositi. Quindi tutto questo cresce, tutto questo aumentare di servizi nei confronti delle criptovalute fa ben sperare che prima o poi, forse in un tempo anche abbastanza breve, eBay permetta di fare gli acquisti tramite criptovalute, che forse questo in seguito convinca, spinga e suggerisca anche ad altri, in primis, come detto, Amazon, a fare lo stesso. Ma proseguiamo con un'altra notizia fresca ed è veramente una bomba, perché stando alle dichiarazioni lasciate alla CNBC da Yang Zhao, il CEO del New York Investment Digital Group, le banche statunitensi saranno entro questo anno, nel 2021, pronte a fare da custodie di criptovalute, come già sapevamo, ma anche dare la possibilità di acquistare e vendere criptovalute direttamente in filiale. Come detto già un po' di tempo fa, annunciamo come il controllore della currency, the controller of the currency nelle USA, aveva dato il via a tutte le banche statunitensi da poter fare come servizio di custodia per le criptovalute dei clienti. Ora invece questo nuovo programma, che come detto è portato avanti dalla New York Investment Digital Group insieme al Fidelity National Information Service, stanno facendo questo gruppo di banche al quale hanno già aderito ben 100 gruppi bancari minori o piccoli gruppi o piccoli istituti finanziari, che per l'appunto daranno accesso alla vendita diretta di criptovalute direttamente in filiale, e sono già in contatto e stanno già trattando, insomma, diciamo così, con i colossi. E comunque ricordiamo i colossi come Bank of America, Mellon, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley si sono già avvicinati alle criptovalute. C'è chi sta per lanciare fondi attivi, c'è chi sta per lanciare trading desk, c'è chi ha già lanciato servizi di custodia. Quindi insomma non sembra una cosa molto utopistica, anzi sembra una cosa che, come detto, nel giro di quest'anno 2021 lì i cittadini statunitensi potranno recarsi in filiale bancaria a comprare le criptovalute. Non si hanno ulteriori dettagli poi di come effettivamente funzionerà tutto ciò, se poi la custodia dovrà essere per forza riservata alle banche nella quale si sono acquistate, se si potranno portare via, se saranno consegnati degli strumenti finanziari. Ora tutto ciò non è ancora ben chiaro, però sicuramente la vecchia e ormai stantia narrativa delle criptovalute brutte e cattive, e che le banche ne vogliono stare alla larga e che dissuadono i propri clienti dall'acquistarle, ormai sembra cosa veramente passata, almeno negli Stati Uniti. Ma rimaniamo negli Stati Uniti, perché si sono rose e fioriranno, ma non è tutto oro quel che luccica, perché una sentenza del Tribunale della California ha dato ragione al IRS, cioè l'Internal Revenue Service, per avere accesso ai dati degli utenti di Kraken, quindi il famoso exchange statunitense dovrà dare accesso all'Agenzia delle Entrate statunitense, diciamo così, per far sì che possano avere i dati di tutti gli utenti che hanno mosso, o meglio hanno fatto transazioni per più di $20,000 in questi ultimi 4 anni.
Una sentenza così, sempre a favore dell'Internal Revenue Service, era già stata pronunciata qualche anno fa nei confronti invece però degli utenti di Coinbase. Quindi ormai gli Stati Uniti si aprono alle criptovalute, ma è anche aperta la caccia agli evasori e a tutti coloro che non vogliono pagarci le tasse. E se qualcuno, ad aver sentito la notizia appena detta, si sta preoccupando della propria privacy, che questo possa accadere anche in Italia, riportiamo i fatti invece accaduti in Thailandia, dove a settembre del 2021, quindi a settembre di questo anno, entrerà in vigore la nuova legge in cui non si potranno più fare iscrizioni a exchange sostanzialmente centralizzati tramite siti internet, ma bisognerà recarsi fisicamente in filiale per evitare così account finti, documenti falsi, secondi account, eccetera eccetera. Quindi le persone dovranno recarsi fisicamente in filiale e quindi gli exchange dovranno o aprire filiali o fare degli accordi con le banche per far sì di poter accettare nuovi clienti, perché le iscrizioni tramite internet non saranno più accettate. Ovviamente gli utenti più scafati, coloro che vorranno preservare maggiormente la loro privacy, troveranno comunque delle soluzioni alternative, ma per la massa la nuova regola sarà questa. Ma torniamo invece a parlare di buone notizie, perché Revolut passa al livello successivo. Conosciamo tutti Revolut, la banca online con più di 15 milioni di utenti registrati, che già da ormai da più di un anno permette l'acquisto di criptovalute. Ma il problema era sempre quello, lo stesso che ha PayPal, lo stesso che ha Robinhood, eccetera. Quando si comprano criptovalute all'interno di Revolut o delle altre varie applicazioni, Venmo, eccetera, restano all'interno dell'applicazione, non possono essere portati su wallet esterni. Ora invece Revolut fa un passo avanti e proprio da oggi permetterà la possibilità di prelevare i bitcoin acquistati tramite la sua applicazione su wallet esterni, e a breve consentirà la stessa funzionalità anche sugli altri 22 criptovalute presenti sull'applicazione. E visto che abbiamo chiamato in causa gli exchange, apriamo anche al volo una piccola rubrica, perché Coinbase listerà la principale stablecoin ancorata al dollaro, cioè USDT, dopo che sul progetto si sono dissipate le nubi che ne volteggiavano ormai da un po' di tempo, mentre Kraken avvia lo staking di ADA. E passiamo ora invece a un altro fatto molto interessante, perché in Inghilterra due palazzi governativi sono stati bitcoinizzati. Ovvero degli utenti, un utente singolo, un gruppo di utenti, non si sa, hanno preso un proiettore laser e hanno proiettato sulla facciata del Parlamento della Banca d'Inghilterra la frase Bitcoin fixes this, cioè Bitcoin lo può aggiustare. Ed è molto evocativo semplicemente pensare che circa 12 anni fa, proprio nel primo blocco della blockchain di Bitcoin, c'era il titolo del Times, il giornale inglese in cui veniva riportato come il cancelliere della banca, e la banca centrale inglese avrebbe salvato, avrebbe fatto un bailout, avrebbe quindi salvato un ulteriore istituto finanziario che era sull'orlo del collasso a seguito della crisi. E ora questi stessi palazzi governativi si ritrovano proiettati sulle loro facciate il logo di Bitcoin, che può aggiustare tutto ciò. E passiamo ora invece ad un altro protagonista di queste ultime settimane, sto parlando ovviamente di Ethereum, che continua a salire, ha raggiunto i $3,500, mentre Bitcoin è rimasto un pochettino in disparte nell'angolo a guardare. E questo sicuramente è anche un po' coadiuvato dal lancio da parte del fondo di Wisdom Tree, famoso fondo di investimenti, che ha lanciato un ETP fisicamente supportato da Ether, quindi da Ethereum, che saranno custoditi su Coinbase, come in realtà ha fatto qualche settimana fa anche per Bitcoin, anticipato ovviamente per Bitcoin, poi come sempre arriva anche su Ethereum. E quindi questo ETP sarà disponibile sulla borsa tedesca di Xetra e su quella svizzera di SIX. E continuiamo indirettamente a parlare di Ethereum, perché continua l'abbraccio di Visa nei confronti di USDC, la stablecoin che gira su Ethereum e che è messa da Circle e Coinbase. Ne parliamo perché Visa ha stretto una partnership insieme a Tala, una società fintech che si occupa di portare i servizi finanziari agli underbanked, che quindi emetteranno una carta di credito che girerà per l'appunto sul circuito Visa, dove sarà possibile spendere USDC. Quindi Visa continua per l'appunto a rendere possibile la spesa e l'inclusione finanziaria tramite proprio questa stablecoin. E rimanendo in tema di partnership, passiamo invece a un livello successivo per parlare di acquisizioni, perché la famosa banca crypto Galaxy Digital, capitata da Mike Novogratz, ha fatto sapere dell'acquisizione di BitGo, il famoso servizio di custodia a cui aveva provato anche tempo fa a fare l'acquisizione PayPal per circa $750 milioni, ma gli dissero di no. E infatti Galaxy Digital l'ha acquisita per ben 1,2 miliardi di dollari.
A seguito poi PayPal ha ripiegato con gli israeliani di Curve, e comunque questo dimostra quanto interesse ci sia nei servizi di custodia istituzionali, visto questo ingresso costante di nuovi attori che necessitano di queste tipologie di servizi. E lanciamo giusto al volo la notizia che riporta il lancio da parte delle CME, una delle principali borse statunitensi regolamentata, che introduce i future micro di Bitcoin, cioè dei future regolamentati su Bitcoin, tali e quali a quelli che ormai circolano da anni, ma che hanno un valore di un decimo di Bitcoin, quindi rendendo più accessibile la speculazione tramite questi strumenti finanziari. E ora addentriamoci un attimo nel mondo parallelo della DeFi, perché mentre Faft e Gavi cercano di smistare la matassa e di cercare di capire come funziona tutto questo mondo parallelo di finanza decentralizzata, PancakeSwap registra dei volumi di transazioni giornalieri superiori all'intera rete di Ethereum, con Cake che supera i $40 crescendo di ben 80 volte da ottobre del 2020. Nel frattempo però, sempre sulla Binance Smart Chain, Spartan Protocol, un altro protocollo di finanza decentralizzata, ci lascia nuovamente le penne e con esso ben 30 milioni di dollari degli utenti che erano stati bloccati su quest'ultimo. Nonostante tutto, il principale ecosistema DeFi permane e rimane tuttora su Ethereum e quindi è importante riportare la denuncia da parte di MetaMask, la famosa estensione browser, il wallet disponibile anche in app, che denuncia per l'appunto la scoperta di un nuovo tentativo di attacco e di furto, quindi dei dati e quindi poi sostanzialmente dei fondi agli utenti. Se quindi utilizzate MetaMask per interagire con la DeFi o comunque per costruire le vostre criptovalute, fate molta attenzione. Se vi dovessero mai capitare, se vi dovesse un sedicente supporto contattare e farvi compilare un form, quindi un questionario fatto su Google Documenti, chiudete tutto, perché MetaMask non usa Google Documenti, quindi poi risposta alle prime domande vi chiederanno di inserire le famose 24 parole di recupero del wallet. Non fatelo mai a prescindere, non date mai quelle parole a nessuno, gli utenti più esperti saranno annoiati da sentire questo, gli utenti invece un pochettino più giovani è sempre bene ricordarlo. Non datele mai a nessuno, anche se c'è scritto MetaMask, anche se c'è scritto Vitalik Buterin, anche se c'è scritto quello che vi pare. Quindi custodite voi, siete voi la vostra banca, custoditele molto rigorosamente. Detto questo, io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia sembrato interessante il TG. Io come al solito ringrazio lo sponsor di tutto questo progetto, che è il principale exchange italiano, Rock Trading, e vi invito ovviamente ad iscrivervi, a provarlo, e ovviamente vi aspetto al nuovo appuntamento che sarà giovedì prossimo. Grazie e buona giornata.